Il Milan davanti dopo anni, l'Inter che vuole ritrovarsi, Materazzi e Ibrahimovic, Eto'o e Thiago Silva, il rispetto e l'orgoglio, Pirlo e Cambiasso in panchina, lo stadio pieno, il mondo che guarda. Il Milan-Inter stasera, c'è tutto. Abate, vuole uno contro uno, prova a sgusciare via Kivu, lo tiene un po' più, via Abate, cerca tre persone, buono sul secondo palo, Seedorf! La prima palla gol è per il Milan, 3 minuti di gioco. Seedorf, subito aggressive le due squadre, in profondità però prova ad andare Ibrahimovic, è un po' scoperta l'Inter, centrale c'è Flamini, Ibra l'ha visto, prende tempo Lucio, temporeggia Ibrahimovic in area di rigore, contatto, calcio di rigore, fallo di Materazzi che secondo me è scivolato e scivolando ha agganciato il piede di Ibra. Slata, Ibrahimovic, 1-0. Sviluppa bene il contropiede il Milan, ha recuperato la linea dell'Inter, è in posizione regolare Ibrahimovic, ha sbagliato Cordoba che non è salito, dentro il pallone per Flamini, Cordoba, poi ancora lì il pallone Stankovic, arriva Castellazzi, accompagna Flamini, ricomincia da Ambrosini, accanto c'è Gattuso, si è staccato invece Ibrahimovic dalla marcatura, eccolo servito, Ibra al volo! Snyder potrebbe cercare anche la porta da lì a sorpresa, la tre cerca! E il pallone termina fuori di un soffio. Va Snyder. Cerca la porta, Piati. E poi Ibrahimovic. Ibra inseguito da 4 interisti. Taglia il campo per l'inserimento di Seedorf. Poi Materazzi prende un rischio enorme. E alla fine Stankovic che ha risolto 2 situazioni preoccupanti. Mette il pallone fuori, faccia a faccia, stanno facendo a cazzotti Abate e Pandev. Ammoniti tutti e due, quindi Abate va fuori. Ambrosini, l'apertura per Ibrahimovic. Uno contro uno su Sanetti. Arriva anche Lucio, centrale, Seedorf al volo di sinistra. Abbiati. Calcio violento verso Boateng che la tiene e poi l'arbitro dice che può passare, manda tutti sotto la doccia, Milan batte Inter 1-0, il Milan torna in testa alla classifica. Che